Consiglio europeo con anche capi di Stato e tutti i commissari, parleremo del turismo, io parlerò di tecnologia, ma inserirò il discorso dell'enogastronomia, in quanto è sempre l'occasione, essendo italiani, gli altri vanno via tedeschi o altro in grandire, se non vero perché noi non dobbiamo farlo. E proprio voglio andare a parlare di questo come elemento di competizione nel turismo, ma anche di certi elementi che sono tipo la destagionalizzazione. Questa è una caratteristica che ci permette non solo a Ferragosto, ma di avere tutto l'anno la possibilità di attirare turisti per qualsiasi motivo vengano, ma anche quelli che vengono banalmente per il mare. Il nostro mare, oltre a una spiaggia, al Faraglione, a quello che volete voi, è anche la ristorazione, a tutto tondo, oltre a quelli che vengono proprio per questo. Però parlare delle persone che vengono solo per l'enogastronomia è una cosa che a me non piace, ho scritto libri su questo, ma ora non mi piace perché sembra identificarlo con una nicchia. Non stiamo più parlando di una nicchia, stiamo parlando di un settore importante, importante, fondamentale e via di seguito. Questo è un po' il ragionamento delle cose che sta scritte lì e che trovate nella ristorazione. Abbiamo voluto concentrarci su quella di qualità in campagna. Come si fa a cercare la ristorazione di qualità? Vi stavo dicendo prima, saltando una parte. L'abbiamo fatto attraverso le tre guide più rilevanti, quindi Michelin, Espresso e Gambero Rosso, siamo andati a vedere. Abbiamo trovato dei dati carini, perché sono 258 aziende, imprese, ristoranti, molti sono in sovrapposizione, molti, 59, quindi del 10%, vedete che questa sovrapposizione ci dà l'idea di quanti siano, e quindi sono veramente molte. E poi sulla guida Michelin, quello è un primato, sapete, veramente avere 56,6% è un numero veramente alto dei ristoranti campani riportati su queste guide. E quindi questo è l'indicatore che vi trovate confrontando questi dati con quelli che abbiamo visto prima, che erano FIPE e DMT, i soliti dati, Istat, eccetera.